Fratelli Rossoneri, amici di YouTube, siamo su due telefoni, guardate chi vi ho portato! Oh, ragazzi, doppia registrazione, uno due mettiamo... telefoni! Due telefoni, il tuo che è meglio, perché il Samsung è molto meglio dell'iPhone. Io vorrei comprare ancora l'iPhone, ma come qualità non c'è neanche paragone. Guarda che tu sei un militare, mi metto sul cappello. E veramente non c'è neanche paragone. Allora, sono qui con il Rasta, nel mitico magazzino. E invece noi siamo qui con il Lambre, qua nel magazzino rossonero, anche se sappiamo che il Lambre... Allora, a me questi colori proprio veramente mi creano un fastidio, però... Allora, però questa volta facciamo un video sul Milan. A parte che il tuo magazzino, quando facevi gli scleri, compagnia, io pensavo... Vedi i buchi, ci sono anche i buchi qua, veramente. Sono scleri veri. Allora, però pensavo che Rasta, grande tifoso rossonero e anche youtuber che si è diventato famoso in questo anno per i video sul Milan... pensavo che il tuo magazzino era molto più ampio quando davi i calci. In realtà, ragazzi, un metro e mezzo qui è già finito, cioè è piccolino sto magazzino, eh. Allora, meno male. Allora, amica, oh, guarda qui, c'è anche questo, guarda qua. Questo qua è dalla Sicilia, questo qua è dalla Sicilia. Ah, sì, è vero che te l'avevo mandato. Dalla Sicilia. Metti qui che dopo facciamo il fermo. Perfetto. Mamma mia che brutti colori. Allora, però non mi incazzo neanche più, perché io prendo sempre in giro un mio amico, ti spiego, perché lui è milanista e ai tempi rompeva sempre le scatole perché il Milan vinceva. Adesso è un po' in depressione perché non vince più niente sto Milan. Calma che stiamo tornando, Lorenzo, stiamo tornando. Allora, voglio parlare di te. Allora, come vedi la stagione del Milan per il prossimo anno? Allora, innanzitutto sono molto molto... Arrivo, signora! Sono molto molto fiducioso perché... Finalmente abbiamo uno scheletro della squadra ben definito, prima cosa. Seconda cosa, virano tutti dalla parte allenatore. Terza cosa, noi quest'anno non è che siamo sotto l'ombrellone, che sudiamo, che dobbiamo prendere la nostra squadra, ce l'abbiamo. Dobbiamo semplicemente rinforzarla un pochettino. Ma rimane Pioli? Certo che rimane Pioli. Guarda quella maglia, Pioli, eccola qua. Vedi che salvo la signora. Vai. Intanto vado avanti io, che Rasta deve lavorare. No, allora, sono venuto a trovare Rasta, e Rasta è simpaticissimo, lo vedete che comunque lui è molto simpatico quando fa i suoi video, eccetera, eccetera. Poi i suoi scleri genuini, so che alcuni video li ha anche trasmessi su Ciao Belli, il mio amico Roberto Ferrari. Io non sono mai stato contro il calcio, ve lo dico, ho sempre criticato il mondo del calcio e di quelli che comunque... fanno violenza o che comunque fanno fanatismo. Comunque dopo parliamo anche di questo discorso qua. Parliamo dopo dei tifosi. Stavamo dicendo che comunque, lo stavo spiegando, lo scheletro della squadra è ben definito. Pioli, virano tutti dalla parte allenatore, la prima volta dopo praticamente dal 2011, dal 2012, quando sono stati venduti Ibrahimovic e Thiago Silva, che adesso Ibra è tornato, Thiago Silva potrebbe tornare. Anzi, ma non, scusa, apro e chiuso la parentesi, mi continuate a scrivere della Fiorentina. Ma metà, 36 anni, migliore in campo anche l'altra sera col Paris Saint-Germain, in finale di Coppa Campioni, migliore in campo. Comunque, stiamo tornando, caro Lore, la figura comunque sia di Pioli è stata fondamentale, quella di Ibra. Sì, ma stiamo tornando, cosa vuol dire? Che l'anno prossimo un trofeo lo portiamo a casa, che sia Europa League, che sia Coppa Italia, un ottimo... parlare di campionato, noi puntiamo a vincere qualcosa. Sì, ma il Milan non è più il Milan di una volta ormai. Cioè, stiamo tornando, è a cicli. Stiamo tornando. Cioè, ci vogliono i soldi, amico mio. Quello sicuramente. Ho visto che per un bel po' di periodo rompevi le scatole sul discorso Arnaut, compagnia varia. Cioè, c'è qualche novità o... Allora, Arnaut, prima cosa, adesso come adesso... Allora, non vuole comprare il Milan. Assolutamente no, perché non c'è neanche lo stadio di proprietà. Se ci fosse stato lo stadio di proprietà, che era già pronto, cos'è, sicuramente un pensiero in più ce l'avrebbe fatto. Ma adesso, più che altro, che il Milan, con tutti i soldi che Elliot ci ha buttato dentro, il Milan non vale quei soldi lì che chiede Elliot. Elliot chiede una cosa come un miliardo di euro. Non vale quei soldi lì il Milan adesso vale meno di 700 mila euro, che è la cifra che ha preso 700 milioni 700 milioni, non siamo così scarsi, 700 milioni di euro l'ha comprato, più ce l'ha messo dentro altri 300 milioni, praticamente è addirittura con altre cose tipo a 1,2 miliardi di spese. Ma Ibrahimovic rimane? Sì, rimane, già pronto il contratto, rimane, firma oggi o domani, Ibra rimane assolutamente. Ma Berlusconi, comunque con Berlusconi avete fatto il periodo, diciamo, migliore del Milan, però bisogna dire che l'ultimo decade, diciamo, milanista vi ha fatto soffrire, nel senso che quando poi ha mollato gli ultimi 10 anni
Allora, ha lasciato lì una situazione. Allora, tutto è iniziato da quel 2012 dove abbiamo venduto proprio Ibra e Thiago Silva, abbiamo smantellato praticamente la squadra, lì tutto, la giostra lì è finita, ma si sapeva che la giostra comunque sarebbe finita da quell'anno lì. Abbiamo passato degli anni terribili, terribili, veramente, perché vedere non vincere un derby ormai da 4-5 anni, vedere gli altri sempre vincere e noi sempre ad arrancare lì a metà classifica in Champions, sono 4-5 anni che non c'entriamo, per noi che abbiamo DNA da Champions, è veramente per i tifosi, soprattutto perché per quei poveri cristi che ogni anno comunque rinnovano l'abbonamento allo stadio. Beh, ma DNA da Champions cosa vuol dire? DNA perché era il periodo che Berlusconi cacciava i soldi, 5 coppe campioni, va bene, ho capito, però c'era Savicevic in panchina, cioè minchia, quando c'hai i soldi, ok, è facile avere il DNA. Pensa che Iniesta ha fatto un'intervista quando ha vinto la coppa campioni, ogni tanto vedo un giro cappello per Lugano, sai, capita Lugano. Davvero. Sì. Una cosa tecnico e tattica come parla lui. Comunque Iniesta ha fatto un'intervista che ha detto, Lore, quando io ho vinto la coppa campioni nel 2003 contro la Juve, ho detto ma per 10 anni sono a posto, invece no. Ha detto, col cavolo che ero a posto, perché subito abbiamo preso Stam, quindi non puoi rilassarti, perché sennò non giochi se vai in decadenza, perché ci avevamo dietro Maldini, Calazzi, abbiamo preso pure Stam, oltre che ci avevamo lì dentro Nesta. Maldini è rimasto, sta facendo un buon lavoro. E siete contenti voi tifosi? Ma adesso come adesso, l'unica cosa che io gli chiedo al buon Paolo, di tirare anche lui qualche pugno sul tavolo quando è capitato quest'anno che gli altri appena gli arbitravano un episodio contro arrivavano lì a frignare tutti, noi invece sempre zitti, e questa cosa è una cosa che mi dà molto fastidio sinceramente. A livello di campionato, vabbè, ok, secondo te il Milan può competere per lo scudetto? Allora, l'Inter l'anno prossimo io la vedo veramente bene, sono sincero, però la Juve la vedo in decadenza. Se dipende tutto da chi prendiamo, se adesso ci rinforziamo, che prendiamo gli acquisti giusti, noi possiamo veramente essere una sorpresa l'anno prossimo. Io ne sono convinto perché li ho visti bene. Vi saluto ragazzi, grande Rasta. Ciao ragazzi, continuiamo a iscriverci al canale YouTube, clic 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 clic, campanella aggiornamenti prego, clic 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 clic, ciao ragazzi, un bacio a tutti.